Bella raga dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. Appena terminato Lecce-Roma valevole per la sesta giornata di Serie A ed è terminato con la vittoria esterna per la Roma per 1-0 con gol 56esimo del solito Dzeko che riscatta l'ultima sconfitta in campionato 2-0 in casa con l'Atalanta. Parte secondo me un pelino meglio Lecce, molto temerario, ma un po' alla volta viene fuori la Roma. Il primo tempo senza grandissimissime palle gol da ambo le due le parti, il primo tempo finisce 0-0, infatti un pareggio a rete bianca all'intervallo tra Lecce come grande possesso palla degli ospiti, ma sostanziale equilibrio nel numero delle occasioni gol, ma al 56esimo arriva il vantaggio della Roma. Fa un cross dentro l'area, Mkhitaryan, bel colpo di testa di Dzeko che si va a trovare pronto e sigla gol 1-0. All'80esimo, quanto il Lecce cerca il pareggio, tutto è sbilanciato in vantaggio, venga dato un calcio di rigore alla Roma per un fallo su un tiro in porta di Dzeko, respinge con le mani il difensore del Lecce, lo tira Kolarov e il portiere Gabriel lo pare. Inutile il forcing finale del Lecce. La Roma vince 1-0, secondo me analizzando tutti i 90 minuti, sinceramente, la Roma possiamo dire che sostanzialmente ha meritato questa vittoria. Mettete un bel like a questo video. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Ricordo, Roma 0, Lecce 1, gol del solito è di Dzeko.